filtri, luce ombre, supernova, ma io posso fare anche riflessi. Ah, ma poi anche tela, puoi decidere anche quanto tela. Hai una serie di possibilità, cioè, quando io sono andato Però vedi qua, se io adesso l'ho fatto su un livello, mi ha messo la tela su un livello. Sul livello. Se io invece la mia immagine la salvo appiattita, tipo GIMP, JPEG, quindi tolgo via quelli che sono tutti i livelli dell'immagine, a quel punto io lo applico su tutta. Posso fare, non so, disturbo causale, non so, posso vedere causalità un po' particolare, un po' di più, togliere qualcosa. Posso fare un sacco di generici, campistici, posso dire lo trasformo in un fumetto. Fa una piccola trasformazione. Animazione, voglio creare delle onde. Vedete cosa ho fatto alla mia immagine. Bellissimo, fa passare il fiore al fumetto. Distorsione. Pagina arrucciata. Vedete cosa faccio, per esempio? Per esempio questa, vedete? Quanti di voi vedono queste immagini in internet? Come cavolo la fanno? Per esempio, filtri, distorsione, pagina arricciata, pagina curva, meglio di tutto, vediamo cosa fa per esempio il filtro. Effetto giornale, non mi piace, a me piaceva molto distorsione, vento, sulla mia immagine ci va come se ci fosse del vento, filtri, distorsioni, mosaico, ho trasformato la mia immagine in un mosaico. Animazione serve per fare delle idee. La voce gira, per esempio. Con nuovo da sposti, da mettere dove vuoi. Vedete? Se io la salvo come GIF, per esempio, salvo come animazione, se io vado a prendermela, vedete cosa ho fatto? La famosa animazione GIF. Vogliamo il caso di prendere, diciamo, una cosa più semplice, per esempio. File, nuovo, mi faccio una bella emulazione, grande 800,
per 200, fatto un'immagine così, ok? Apro come livello, facciamo il nostro Linux, facciamo un pochino più piccolo. Ok, lo metto qua, lo prendo, duplica livello, duplica livello, duplica livello, duplica livello. Vado a prendere i miei vari livelli. Fatto? Sì. Fai, salva come, scelgo la mia immagine, salvo sopra, come animazione, esporta, salva, facciamo una cosa, togliamo questo sfondo, fai, salva, salva come animazione, se io vado sulle mie immagini, vedete cosa ho fatto. Grazie. Sono le famose immagini animate che voi vedete su internet, il gattino che corre, il cagnolino, il cavallo. Però io sono stato in grado, in questo caso l'ho fatto molto grossolano. Però mi permette, che potrebbe permettere di fare una scritta che lampeggia. Ma che si dice con l'indicazione, cioè le lentine entrano le? La lente sopra compagnia. Questa è l'apertura del programma di immagine. Ah, è solo. È solo questo qua c'ha, sì, 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 ho usato il programma di apertura immagine per vedere l'immagine, quindi quelle sono. No, l'immagine vera e propria è semplicemente questa. Qua, da qua in poi. Quindi con il diagramma qualsiasi roba metterla sul desktop e avere magari dell'animazione anche voi, oppure metti una scritta che si illumina un nome, che ne so, roba del genere. Adesso vi faccio vedere una cosa carina. I love you, I love you, I love you, I love you. Vediamo che luoghi. Vai. Allora, come si chiama? Cioè? Allora, fai. Fai. Crea. Facciamo un logotipo. Hola. Scelgo cielo stellato. Scrivo il mio nome. A posto di testo. Il mio. Io adesso ne ho preso uno, eh. Ho preso il mio nome. Do l'ok. Sul testo c'è il mio nome. Tony Lange. Non è maggiore blu. Non mi piace qualcosa? Il background forse era meglio averlo rosso? È stato spostato dove c'è Crea, però io posso fare dei loghi
un bagliore alieno, alien, ok? Cristallo. Piccolo particolare, mi crea i livelli, lo vedete? Io potrei andare a toccare i livelli. Potrei andarlo a migliorare, fa quello che desidero. Posso crearmi i pulsanti. Pulsante tondo, Jim. Vedete cosa mi sono creato? Pulsanti, vedete girare in internet. Ma anche icone. L'icona è una JPEG alla fine. Sì. No, ma l'icona è su... almeno su Ubuntu sono... non sono in JPEG. No. No. Sono in PNG. Sì. Fine hanno delle dimensioni, quei 10 sono i fatti. Sì, 10. Prendo la mia madre, la dimensione, la salvo come icona, come icon. Dopo andare a cambiare tutte, se non è un altro problema. Cosa? Andarle a cambiare tutte è un altro problema. Posso fare temi. Temi, motivi, faccio un paesaggio. Un paesaggio piatto. Creato un paesaggio. Faccio una mappa.